usura è l'unico reato contro il patrimonio che durante la pandemia ha visto incrementare le denunce. In Lombardia 37, quelle presentate nel 2020 a fronte delle 17 dell'anno precedente, in base ai primi dati. Poco più di 1000 quelle contro le estorsioni, erano 1400 nel 2019. Reati in crescita anche al nord, con la pandemia e la crisi di liquidità per imprese e famiglie. In prefettura Milano i docenti dell'Università Bocconi hanno presentato lo studio sul fondo di solidarietà dedicato alle vittime. Chiedere aiuto resta difficile. È necessario perciò creare reti di solidarietà, spiegano il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiusura. Dobbiamo lavorare sulla costituzione di associazioni anti-racket e usura anche al nord, perché fanno un ottimo lavoro di accompagnamento della vittima a denunciare per tutto il percorso fino all'inserimento nell'economia legale. In Italia 5.000 le richieste di supporto al fondo di solidarietà arrivate in 20 anni, soprattutto attraverso associazioni e forze dell'ordine. La ricerca, sottolineano i docenti della Bocconi, evidenzia la necessità di promuovere ulteriormente lo strumento. La totalità dei soggetti, degli operatori economici, vittime di racket e usura che hanno denunciato, presentato istanza di accesso al fondo e ottenuto dal fondo un ristoro, non conoscevano l'esistenza del fondo nel momento in cui hanno denunciato. Positivo il bilancio dell'attività del fondo da parte delle istituzioni. L'obiettivo resta convincere le vittime a denunciare per ottenere tutela e supporto.